Bella vittoria, importantissima, perché ci dà continuità, ci permette di recuperare punti, soprattutto alla Carrarese. E ora aspettiamo gli altri risultati, ma siamo già con la testa mercoledì, che è una partita fondamentale. È una caratteristica importantissima, quando vai sotto molti si scoraggiano e invece noi continuiamo a giocare. E poi molte volte nel secondo tempo continuiamo a macinare gioco, e normale magari oggi essere un po' più stanchi del solito, perché comunque veniamo da un ciclo di partite duro e importante, quindi magari oggi siamo arrivati in fondo con un po' di fatica, però abbiamo dimostrato che possiamo fare gol in qualsiasi momento, e purtroppo in questo momento ne stiamo prendendo, ma per errori di ingenuità nostre, quindi basta solamente limare quegli errori lì e possiamo dire la nostra in tutto e per tutto. Ma loro già verso la mezz'ora erano calati, si vedeva dal campo, si erano abbassati, avevano calato intensità, e noi invece siamo saliti di intensità, di livello del gioco, e abbiamo trovato i due gol. Dopo non abbiamo più rischiato niente. Ma penso che tutti, quando siamo stati chiamati in causa, abbiamo fatto il nostro, poi chi un po' più chi meno, dipende anche dalle partite, penso che sia la nostra forza quella. Penso a quando magari non ho giocato io dall'inizio, quando non ho giocato qualcun altro, quando è entrato poi ci ha sempre dato una grossa mano, quindi penso che sia la forza della nostra squadra, il fatto che possiamo comunque cambiare il corso della partita anche durante, quindi è fondamentale. Poi ovvio sono contento che la mia prestazione sia servita per prendere questi tre punti che sono fondamentali. Dobbiamo continuare così e dobbiamo però analizzare degli errori che commettiamo, e io quando parlo di errori parlo sempre di errori di squadra, perché ho letto e ho sentito dire che comunque dietro rischiamo troppo, dietro non siamo attenti eccetera. Io penso che il dietro parta da davanti, quindi anche noi magari alcune volte sbagliamo qualcosa ed è per quello che magari i difensori possono andare in difficoltà, quindi dobbiamo migliorare queste situazioni qua, perché non sempre si riesce a fare comunque 2-3 gol a partita, quindi dobbiamo essere un pochettino tutti più compatti, nel senso non concedere situazioni semplici. Penso al secondo gol che hanno fatto loro, non è possibile che, anche se ha fatto un'azione bellissima, uno scarti quattro giocatori nostri, quindi lì dobbiamo essere più furbi, smaliziati, magari fargli fallo prima in modo da rimetterci a posto e non rischiare nulla. Io sono vecchio stampo, diciamo sempre che i campionati si vincono con le difese forti, quindi se vogliamo provare a fare qualcosa di importante, dobbiamo secondo me diminuire i gol che stiamo prendendo, perché comunque è vero che abbiamo vinto 3-2, è vero che a Pontedera abbiamo fatto 3 gol, però adesso uguale, non è sempre facile comunque, anche perché ci sono anche gli avversari, alcune volte penso a Cuneo, il campo magari non ti aiuta, e quindi dobbiamo essere più attenti tutti e cercare di concedere il meno possibile. Si era già creato e si continua a creare quello che piace a me, cioè una coesione, un'unità di intenti, che è importante se vogliamo provare a fare qualcosa di veramente difficile ed importante. La partita di oggi è stata una partita bella, secondo me, una partita contro una squadra forte che ha tanti giocatori di prospettiva, che hanno qualità e fisicità. È stata un po' la partita che ci aspettavamo, diversa da quella di Cuneo, perché il nostro campo ci permette di giocare, però secondo me la squadra ha fatto un ulteriore step, l'ho vista cresciuta, ha gestito bene i momenti della partita, ha gestito bene quando è stata sotto e ha gestito bene quando è stata in vantaggio, per cui secondo me oggi è stata una grandissima prestazione, la reputo forse una delle migliori del campionato, e devo fare complimenti ai ragazzi, sono stati meravigliosi. Tra l'altro oggi credo che la Juventus schierasse per la prima volta tutti i giocatori over più esperti, dal portiere ai difensori all'attaccante. Abbiamo avuto la fortuna di segnare il gol dell'1-1 subito dopo, però al di là di quello, poi anche quando siamo riandati sotto, la squadra ha continuato a giocare con qualità, con serenità, consapevole che la partita si poteva riprendere senza mai abbassare la testa, con intensità, con forza, perché poi le statistiche dicono che noi nel secondo tempo
cresciamo e a livello fisico in questo momento stiamo bene. Io, la Juventus che è partita molto forte, su ritmi molto alti, poi secondo me è un pochino calata, e poi come sempre avere la possibilità di andare, di cambiare e mettere dentro gente che comunque sarebbero titolari o sono dei titolari della nostra squadra, ti aiuta tantissimo. Sì, probabilmente Stefano, le cui qualità non è che vengono fuori oggi, ma si conoscono da tempo, ha trovato in questo momento una serenità interiore, una forza mentale che gli permette di fare quello che sta facendo, e di farlo per più tempo nell'arco di una partita, rimanendo dentro alla partita e divenendo leader in campo di questa squadra.